Detto questo, è chiaro che nel caso di corso di aggiornamento ogni elemento strutturale sarà dedicato in maniera idonea e circostanziata, e i più interessati sono disponibili senza nessun problema a dare anche un input allo svolgimento della creazione del codice di calcolo fatto da amanuense e da inserire col minimo, quantomeno il foglio eccetera. Quindi in modo tale che una elaborazione per tutti gli NP di spazi tipi, solari, prima quel foglio Excel di cui ne conosce l'algoritmo, cioè tutta la successione delle forme utilizzate secondo il decreto, e quindi sta tranquillo che quando si presenta lì ci ho fatto questo, perché la norma ha sbagliato, indovinato, andiamo a vedere insieme, ma sa di che cosa sta parlando. Che oggi il problema grave, che appunto spesso la vediamo tutti quanti, siamo un po' tutti imbavagliati, ma non sappiamo di cosa mangiare. Quindi, come eravamo abituati? Col decreto ministeriale 14/92, che detta le norme tecniche per l'esecuzione delle opere generali. Poi, questo decreto è stato costituito dall'ADM 9 gennaio 96, e quindi al comma 2 dell'articolo 1 riconosce ancora applicate le norme tecniche del presente per la parte concernente le normative di campo, le verifiche del metodo di dimensione ammissibile e le relative regole di progettazione. Bene, eravamo abituati così. In pratica prendevamo le tensioni normali di compressione ammissibile nel conglomerato, battezzavamo questo conglomerato in funzione del RCK. RCK pare a 350, facevamo, mettevamo il tempo, 350 meno 15 diviso 4 più 6 e tiravamo giù il calcoletto. Ed era la soglia oltre il quale non dovevamo andare per fare in modo che il calcestruzzo non vada più. Così come per il calcestruzzo, anche per la tensione tangenziale, praticamente, quando praticamente tu applichi due coppie su una fascia, le due fasce, uno sull'altra, tendono a slittare, tendono a traslare l'effetto del taglio applicato. E anche per questo caso qui dobbiamo calcolare la tau C0, che è la tau minima rispetto al quale non bisogna andare per ottenere l'effetto al taglio. Quindi in pratica noi in cielo siamo nel parlo tanto lisce, ma oggi si usano quelle là ad aderenza migliorata, per cui i tau già hanno stabilito, cioè avrà il costruttore, quindi stiamo tranquilli. Così dico giusto per fare il locale, tipo di acciaio FB 38K, FB 44K, che possiamo leggere in chiave di Newton, anche di metro quadro. Prima no? Ho sorvolato perché c'era anche un discorso sulle unità di misura, megapascal, Newton anche di metro quadro, chilogrammi forza, la relazione, ho sorvolato perché è una cosa che insomma bisogna fare con una certa dimensione. E quindi vedete il tipo di acciaio con la varia sigma in funzione dell'FB 38-44 cambiano praticamente i valori delle sigma. E così praticamente per il calcolo di una trave oppure di un solaio oppure l'analisi delle sollecitazioni che si ottiene con questo grafico qua. È chiaro che noi che cosa facciamo? Andiamo a pigliare la sezione del travetto, per esempio, supponiamo che lo vogliamo fare a piè d'opera il saletto, lo vogliamo fare in lato cemento. Allora è chiaro che noi dobbiamo imboccarci le mani e dobbiamo fare il calcoletto. Però è chiaro che per fare il calcoletto dobbiamo fare l'analisi dei carichi. Dall'analisi dei carichi tiriamo fuori questa serie di forme, praticamente dall'asse nervo andiamo a calcolare il momento di inerzia reagente. E da questo stabiliamo in che modo e in che termini praticamente il calcolo del momento resistente che deve essere ridondato, cioè che deve superare il momento istante restante al momento flettente. È chiaro che tutto questo noi lo possiamo bypassare con la nostra intelligenza. Come si fa? Allora, o si fa tutto questo un programma che possiamo creare in foglio Excel, oppure un programma che ho realizzato io, che senza nessun problema lo potete scaricare senza pagare niente. Si scarica via internet dal sito del centro di calcolo di Catania, dove io sono collaboratore del professore, e metto a disposizione questi programmi, sia per la trave continua e sia praticamente per la spaziale, per le giovani, per laureate, non so se qua c'è nessuno, che posso sfruttare per fare il calcolo tranquillamente di un palazzo ingegnere normale.
e ingegneri, non ho capito il sito dove scaricare. Dopo lo so. Allora, in effetti il programma come funziona? Guarda, avete visto prima questa eccola qua. Andiamo con questa cosa, ecco, giusto per darvi l'informazione che qui abbiamo la potenzialità per affrontare determinate problematiche. Quindi in pratica noi prima abbiamo visto, ecco qua, ecco, questo momento qua è il momento classico, una trave appoggiata, sono tre appoggi, praticamente il tipo di diagramma del momento flettente è questo qua, ok? Le cui forme sono queste. Una volta capito, cioè una volta che noi siamo in grado di capire queste forme, va bene, è fatto, perché tu applichi, no, stiamo parlando della tensione ammissibile, ancora la tensione ammissibile fa capire che poi il passaggio allo stato limite è semplice. Allora, tira fuori questo diagramma, significa andare a calcolare questo momento qua e questo momento qua, questi punti segnati in rosso, questo è importante. Allora, per fare questo, tranquillamente, allora, vediamo un attimo dove sta, aspettate un attimo, ecco qua. Ecco qua. Bene, questo è un programma che io sto realizzando, calcolo di stati limiti. Questo è il motore su cui io progetto, su cui faccio praticamente l'elaborazione. Ecco qua. Bene, allora io analisi interagio ci hanno, ma di livello oggi 2. Realizzato bla 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 e mi interessa. Bene, facciamo questa cosa, progetto. Questo è il mio palazzeggiamento al mano, giusto per dirne uno. Voglio tirar fuori questa trave, oppure questa trave, oppure questa trave, oppure questa trave. Tutte le trave che fanno parte dell'interiore. È chiaro che come mai abbiamo bisogno di fare un progetto di una casetta in muratura, giusto? Spesso, dopo, fa anche per questo una verifica, si è sempre elaborata da me. Il concepimento strutturale è lo stesso, perché voi della travata, cioè tutti i traventi latero cemento oppure dei traventi gettati in opera che progetterete voi, farai gettati in opera, e che sarete in grado di farlo, perché ne ho fatto uno interamente a mano giusto per voi, ma in cui si fa un corso di tranquillamente potete trasformare questi dati come dati input o un programma. E certo, un foglio elettronico potentissimo, oppure se siete bravi a programmare una faccenda lo potete fare, però non avete bisogno di questo perché io già l'ho fatto. Ecco, per esempio, vogliamo calcolare per esempio di questa roba, prendiamo lo schema del modello, un palazzo 2 piani, dovrebbe essere questo qua, ecco qua, è un palazzo 2 piani, quella, eccolo qua, voglio calcolare la trave continua, la trave continua, ecco. Di questo operaio, di questo operaio, di questo operaio, di questo operaio, eccetera, eccetera. Allora, di questo operaio voglio calcolare la trave continua. Per esempio, metto le combinazioni dei carichi che imparerete a conoscere come G con D e come Q con D e come G con D più Q con D più le combinazioni dei carichi che sono quella combinazione rara, frequente e quasi permanente. Però che noi, adesso, in questo momento, vi arrivano come informazioni. Ma non mi chiedete ingegneria, abbiate pazienza, ma mi dite che sto dicendo con tutto il cuore, però per dedicarvi un attimino a questo tipo di fattispecie ho bisogno del tempo dovuto non solo per me ma per voi, se no altrimenti ingannerei voi. Quindi tutto sommato diciamo che avere già un progetto già bello e confezionato, ecco qui vi monta già la trave continua, ok, vi andiamo a visualizzare il carico, ecco qua, questo è un carico da 4,5 kN al metro, ed è, io man mano mi sposto qua sopra qua, automaticamente mi sposto sul carico, ok? Eccolo qua. Adesso io per fare il calcolo basta che vado qua. Ecco, e ho tirato fuori già i momenti e i tagli che interessano a me per il tau C0 e il taglio e per la sigma e il momento. Quindi di questo io conosco questi valori che cercavo prima, che dovevo fare così e poterlo fare, però stavolta io sono all'interno che ci ho messo e sono quelle formule. Quindi in pratica cioè, la codificazione di calcolo che va fatta ai sensi e per gli effetti del punto 10.1 e 10.2 della norma decreto NTC 08 2008, quindi 14 gennaio 2008,
E quindi a quello conoscete, dovete, siccome dovete fare una dichiarazione, quella vi dice l'articolo 10.1 e 10.2 dice che voi dovete fare una sintesi dei risultati e poi dovete fare a questa un calcolo anche veramente tradizionale, cioè a mano, tipo come faccio io. Ma quella è la cosa più intelligente, perché quello vi consente di entrare nel vivo del lavoro e capire che cosa state combinando. Uno, perché state usando la scienza con tutta coscienza, ma due, perché la state applicando nella giusta maniera sul modello che avete creato. E a questo punto non vi basta altro che andare qui, ecco, e ottenere tranquillamente un attimo i risultati. E di questo voi otterrete la campata 1, 2, 3, erano tre campate, la luce, la larghezza dell'anima, l'altezza totale, la sporgenza dell'ala, lo spessore dell'ala, come di mezzo che avevamo visto prima. A tutto questo andiamo a vedere i carichi che ci stanno sopra, i momenti concentrati che ce ne sono, e le rotazioni, perché la trave, per effetto del carico, ruota, e noi deve essere in grado di fare una rotazione. E lo si calma, faccia fatto vedere, calma, però c'è bisogno di farlo, ok? Anche perché voi dovete avere la confidenza per capire un attimo che effettivamente state calcolando il giusto e il dovuto. Oggi vi dà tutto un chilometro e chilometro di codice di calcolo, a dove, cioè dove diventa veramente inverosimile, proprio complesso, proprio in avanguardia, vi sperdete dentro, non sapete se quello è attendibile o meno. E ve lo do subito dimostrazione, poi vi faccio subito un programmino, a volo davanti a voi, un'addizione semplice diventa una sottrazione. Ma voi, visto 4 più 4, fa 9 e diventa 7. E basta che ci metti uno statico dentro, cioè qualcuno che sta distratto, oppure ha chiamato, pronuncia come stai, stai bene, pigli un caffè, ok, tranquillo, tu chi ha cambiato un numero all'interno del programma e voi andate, se mai, vedete il programma, lo andate a catalogare, lo dite che i codici di calcolo sono fatti e poi dopo alla fine andate un attimino all'ufficio giudice e vi dice, ma che cosa hai combinato? Ecco, questo è il momento magico, che voi dovete usare questi codici, ecco, nella giusta maniera, ma dovuti alla norma, e quindi dovete imparare a calcolare. La cosa più importante è calcolare la struttura. E quindi questa è la cosa più elementare. Fatto quello potete accingervi a fare qualsiasi tipo di programma, sia in G, sia in Plus, sia in C++, sia in Visual Basic, dove programmo io, sia col foglio Excel, sia con qualsiasi altro tipo di motore di programmazione. E qui avete che cosa? In funzione della scissa, qua guardate, campata per campata, campata 1, in funzione della scissa, 0,0 a 80 cm, a 1,60 m, a 2,40 m, a 3,3 4, quando è lunga la campata, ottenete il momento, vedete come va. Quindi di questo momento, applicate il momento massimo, lo dividete per 0,9 a sigma e ottenete l'area di ferro. E andate a mettere l'area di ferro, è fatto, ciò che è fatto. Quindi sapete il risultato come funziona, da che cosa proviene quel risultato, e avete anche il senso della modifica dello stesso risultato. Con questo programma che voi tranquillamente potete scaricare, oltretutto è anche simpatico perché tutta la storia la potete impaginare, come volete, fatta anche una stampa abbastanza caloce, simpatica, potete mandare in stampa come il nome che volete, ok? Non solo, ma ove mai volete fare anche una stampa di questo, potete stampare anche questa qua. Quindi diciamo, ammettete ai calcoli, mettete anche i grafici del diagramma del momento del risultato. Questa è una cosa importantissima e questo lo potete scaricare da internet e lo potete anche imparare a utilizzare nel giro di un quarto d'ora, un buon caffè, una bella sigaretta, perché tranquillamente c'è anche un demo all'interno che io ci ho messo, che sta fatto con Stinkamotus, dove vi guardate questo diciamo questo filmino, questa cosa, e tranquillamente lo potete utilizzare. Il programma già è stato collaudato anche al DAPS di Napoli, per cui già quando andavo i controlli al DAPS, questo programma mi gira da diversi anni, e quindi adesso sto aggiornando con l'Eurocodice, però diciamo bene o male chi si sa mettere mano senza nessun problema. E per farvi un esempio, ecco, ma giusto per farvi vedere. Se andate a prendere, ecco qua, oggi giusto per farvi vedere di che cosa stiamo parlando, adesso vado nel codice, ecco, vediamo un attimino un codice qualsiasi, guardate qua che codice ho,
Questo è il linguaggio con cui ho parlato, gliel'ho detto a lui, e attraverso il quale lui, attraverso chilometri e chilometri e chilometri di linguaggio, mi restituisce quello che è il risultato, quella cosa bella che avete visto. Questo è il linguaggio con cui ho parlato al computer per fare in modo che gli dai il risultato e no, diventa tedioso, giusto per farvi vedere. Quindi è importante questo, perché? Perché è importante? Perché se io ho pensato a fare un programmino qualunque, guardate, un attimino, giusto per dirvi una cosa, ve lo prego davanti a voi la porta, 1, 2, 3, ok, perfetto, mettiamo qua, mettiamo, giusto per dirvi uno, mettiamo primo numero, vedete, voi avete l'interfaccia utente, sto creando un programma con la porta, giusto per dire l'ABC, come funziona, 2, secondo numero, ok, e mettiamo qua il risultato, giusto per dire risultato, va bene, 4, così, così capite che significa fare un algoritmo operativo, che è quello che già creato con la mano, creando a mano, con la vostra intelligenza, è il modo che il processo è chiaro, ma volevo snellire con tutto, lo può fare anche con questi procedimenti, ma io capito, cioè lo compro al mercato, benissimo, però attenzione, guardate che succede, risultato. Allora mettiamoci per esempio che vogliamo fare un'addizione, allora facciamo l'addizione, un command, facciamo addizione, ok? Allora addizione, io dico all'addizione, faccio dammi ad A uguale a val, dammi il valore che esiste nella text 1.text, sto programmando giusto per dirvi una, ok? Giusto per farvi capire l'importanza del linguaggio, l'importanza dei programmi, l'importanza dell'uso del codice di calcolo, quelli che cercano oggi nella geometria 2, a let, assegniamo a let, 5 uguale ad A più B. Guardate che succede, text3.text.text.text uguale a C, ok? A questo punto io lascio questa interfaccia che voi ottenete, ok? Text 1 automaticamente mettete 3, text 2 mettete 5, addizione, fa 8, 5 più 3 fa 8, ok? Bene. Ma chiamavo il punto, ciao, come stai? Sto programmando l'addizione, ma in realtà ci ho messo sbagliatamente un numero, un moltiplicato, per esempio, ecco qua, 4, addizione, parte con 4 fa 16, 4 più 4 sta fa 8, addizione, una grande addizione, ok? Sto dicendo, quindi attenzione a questi programmi di campo, attenzione a come fa uso, attenzione a come li usate, attenzione a come li utilizzate. Quindi immaginate quella catasta. Poi alla fine scrivo sempre che la responsabilità è sempre del primo. Bravo, bravissimo. Bravo. Creare quell'algoritmo, voi lo facete come si crea, quello che a voi interessa. Era giusto un appunto per portarvi a dire attenzione che stiamo combinando. E quindi praticamente questa cosa bisogna fare molta attenzione, perché sul cadastro è cadastro che voi non controllerete mai, anche perché sono programmi chiusi, il mio anche chiuso, veramente da un centro universitario, e l'ho messo a discussione gratuitamente, chi la vuole dare una cosa vera dal terzo mondo, non a me, ok? E quindi in pratica, ecco qua, adesso andiamo qua. Bene, questo è questo. Quindi, questo momento, vedete, che voi vedete qua, io attraverso queste formule lo ricavo, lo metto giù in termini di questo nodo qua, che oltre ad abbassarsi, il nodo, oltre ad abbassarsi, ruota pure il nodo, no? Perché in quel punto lì ruota. E non solo, ma sono in grado di calcolare questo momento, necessario per dire sotto. Cioè il tuffier pare a l'anifer n diviso 0,9 h max quando è alta l'altezza dell'ala o della trave, e quindi praticamente io ho armato la mia trave. Ok? Non ho tempo per entrare ancora più nel dettaglio, mi dispiace.
E quindi con questo diciamo che con la trave continua, con il mio con il programma che metto a disposizione, voi tranquillamente con le lezioni che vi do adesso questo fatto teorico, che poi tra l'altro come questo poi non servirà, ma servirà quella di stati lì che andremo a vedere, praticamente siete in grado di fare un calcolo completo da presentare dignitosamente e sufficientemente valido al centro civile di competenza dell'esercizio. Senza batti cuore, che oggi ormai è batti cuore per la paura che quello di chiedere voi non sapete cosa. Questo è il problema nostro. La verifica sì, questo è un edificio semplice, muratura, ne ho dato uno attraverso via internet, questo qua. E, tranquillamente questa cosa qui c'è carpenteria dei solai, carpenteria del tetto, queste belle cose. Il discorso che vi facevo io prima qua. Allora, è difficile secondo voi applicare un Varignon in queste condizioni? Non è difficile, perché questa è la casetta, vedete i maschi murari? Ok? Vedete? Bene! Ma è difficile pigliare la riga, oppure in aula, voi siete bravissimi, i geologi sono bravissimi, sono studiati in demografia, in estimo, in espropriazione, catastrofe, successione, sono veramente, veramente persone di grande riferimento, almeno la situazione che sono facendo. Allora, non è difficile fare questo, guardate, uno e due, che devo fare? Ma con le masse di questi signori qua, ok, è moltiplico per le distanze a cui sono affacciati, ottengo, faccio il rapporto e tranquillamente ottengo il paricentro delle masse. È chiaro che tutto questo, devo stare attento al discorso che facevo prima, al discorso che io per imbarcato, io piglio perché si piglia metà qua e metà sopra, poi lato sopra piglio metà di quello di rimane e metà di quello di sopra. Questo è un modello molto semplice, perché tutto il piano appartiene per metà all'azione che la parte sovrastante esercita come posizione a striscia e la parte sottostante che si aggrega al solaio ulteriore e si oppone contro il sisma. E quindi questo è importante ai fini del campo, tener conto di queste cose. Quindi, fatto questo, ecco, questo è diciamo già con la nuova norma. Prima le finestre si erano praticamente una qua, vedete, e un'altra qua, allora dovevo allineare questa di sopra con quella di sotto. Qua in effetti già vanno che qui, diciamo che la finestra di sotto, il vano di sotto, il vuoto di sotto deve essere allineato con la parte sovrastante, per fare in modo che si concretizzi un effetto a telaio, e questi punti qua diventano punti cerniera. Però lasciamo stare sta cosa. Io calcolo la baricentra del maschio del setto, che è data questa formula, ok, questi sono tutti i dati che A è l'area della sezione, diciamo, del setto, G è il modo torsionale, la E è il modo di angolo, G è il modo di inerzia, H è l'acqua equivalente, non è tutto, tranquillo, faccio le gambe qua con la baricentra, la baricentra di digitizia, mamma mia, e loro sempre queste persone, questi grandi professoroni, grandi soloni. Allora, la centra di incidenza, ecco qua, si calcola questa formula qua, Marignone, e stabilite che cosa? Un centro numero 1 che è il bacino di massa, e un centro numero 2 è il bacino di incidenza. Come mai ci stanno problemi che non coincidono, cercare di giostrare la scala, il setto, isolare, per fare in modo che tutte e due li portate a coincidere, in modo che voi annullate i momenti di piano che sono i più micidiali, quelle che distruggono proprio il fabbricato. Immaginate che voi invertite delle rigidezze, vi voglio fare la sballo, su un piano, ecco, facciamo il primo piano e facciamo il secondo piano. Va ricendo masse e rigidezze qua, supponiamo il caso che qua l'ho prolungato perché sotto qua stanno dei pilastrini. Ok? Quindi in pratica facciamo R qua e R qua. Supponete il caso che qua, per effetto di questa pilastra, io ho allungato diciamo al portico, qua mi diventa massa e qua
mi diventa licenza. Questa è la cosa più dannosa che esiste su un fabbricato, è la cosa più pericolosa, perché nel frattempo che qua arriva la forza sismica, vediamo insieme, arriva qua, questa è la forza che applica la massa, la risposta del fabbricato sta qua, pum, pistone, il momento come va? Gira così, senza operare. Andiamo invece al secondo imbarcato, questo è il primo imbarcato, andiamo al secondo imbarcato. Allora, la volta del fabbricato arriva qua, questo risponde qua. Com'è la relazione? Così. Allora che succede? Che mentre sotto gira così, sopra gira alla posta, infatti, cade subito. È la situazione più pericolosa, non la praticare mai questa cosa. Ok? Detto questo, vedete qua abbiamo spiegato quello che è in termini, diciamo così, di calcolo. Poi faccio io un calcolo che ho fatto io, con, ho fatto con Excel, che ho fatto prima con il linguaggio, ma era troppo grosso, l'ho fatto io, poi l'ho tutto qua. E questo succede proprio quello che abbiamo detto qua. Soltanto che qua sono equilibrate, ci rimasto di differenza con le scale. Quindi è importante la regolarità in elevazione, perché questo è importante per fare in modo che tutto il fabbricato non deve variare nella sua stesura. In che senso? Che se io ho un fabbricato prima e secondo imbarcato, la cui rigidezza, la rigidezza è similare, diciamo, nella parte superiore, sto tranquillo. Ma ovviamente questo qua io lo mongo qua, diventa così il fabbricato, qua ci faccio un solo palazzo, quindi diciamo diventa solamente questa parte qui il fabbricato. Allora la ricerca di questa è molto inferiore rispetto a questa. Allora che succede? Succede che la norma dice, ma dove vai? Non esiste. Allora ci deve stare un check all'interno della pesce, si domanda che qua il baricino, le rigidezze del piano superiore sono superiore di gran lunga inferiore al 20% di queste rigidezze qua, e quindi di conseguenza questo non è possibile che la norma ve lo veda, così come anche le masse devono rispettare, diciamo, una certa percentuale, la massa superiore e la massa inferiore. Questo è pure un altro parametro importante che dovete imparare a capire con gli stabilimenti. E per questo, giusto per far vedere un esempio pratico, tranquillo, vi ho portato qui un calcoletto che tranquillamente, ecco qua. Ingegnere, scusa, ma questo concetto vale soprattutto per la lavoratura o anche per c'è? Se, sia per sé quando c'è la mano. Sì, si mette tutto il conforme sistema. Ecco qua, questo è un programma fatto dal sottoscritto, ci lo insegniamo ancora a slegare, ma è giusto così, un modellino che ho creato così, ecco qua. Dove praticamente qua l'ho fatto con Excel, questo tranquillamente. In effetti ho fatto che cosa consiste fare una verifica sismica, giusto come informazione. Quanti piani c'è? Piani 1, 2, 3, benissimo. È chiaro che bisogna osservare anche la casistica, tu non è che puoi spaziare, in funzione della zona sismica non è che puoi fare quanti piani uso. Chiaro, ci stanno dei limiti, quindi questo è la metà della norma, quindi ma guardate questa cosa. Però andiamo nel discorso vivo della verifica. Ho fatto prima la RAS dei carichi che vanno, che sono presenti in azione al sisma. Quindi mi vado a calcolare, andiamo un attimino perché se non qua non si capisce tanto, ok? Si riesce a vedere qualcosa di più. Il numero del setto, quanti sette sono? La luce del setto, lo spessore, 0,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 
che tranquillamente con una formuletta all'interno, vedete qua che succede? D31, guardate, D31, 3,5 per E31, per F31 e o per G21, che sarebbe praticamente la luce. Mi calcolo il peso. Difficile fare una cosa di questo, veramente difficile. Voi fate la cosa a mano, capite che si tratta di una moltiplicazione e tranquillamente la mettete all'interno della cella. Questa cella deve obbedire a questa cosa che ti dico io. Poi ti fai una copia di questa cella per tutti quanti gli altri,
E ho detto, non c'è la prima parte, gli rendo il peso del set. Ah, quella è l'altezza del corpo, no? Il peso del corpo, no? Che è data dalla base dell'altezza del 2,5. L'area di influenza del solare. Tot, tot, tot. Quando influisce sul solare, no? Quando influisce? Tot, per tot. Cioè, dunque, la lunghezza del setto per la luce di influenza, diviso 2. Chiaro, il solare parte sta qua e parte sta là. Diviso 2, mi alzo. Per la luce del setto, il campo della luce, l'area del solare. Il peso del solare, no? La luce di influenza se ci sta lo smalzo, da portare in conto sempre sul setto, la luce d'appoggio dello smalzo, l'area dello smalzo, il peso dello smalzo e così via, e faccio questi calcoletti fino alla fine ci metto dentro l'influenza della scala, la luce d'appoggio della scala, l'area della scala, il peso della scala e ottengo il peso totale sismico che reagisce su quel pannello. Quindi in pratica, quando so che arriva il sismo su quel pannello, cioè in pratica arriva il sismo su questo setto per quel peso, chiaramente deve avere una certa altezza, perché sono fuori di casa che è serio, e quindi il pezzotto si chiede, pum, ci passa. Quindi deve essere abilitato a portare quel peso e quindi va a verificare. Come lo verifichiamo? Benissimo. Passiamo alla parte successiva. Quindi andiamo praticamente a capo della tensione media verticale. Mi dico i numeri che stanno dal foglio numero 1, cioè dal calcolo dei pesi sismici, e mi dico, vedete qua, calcolo dei pesi sismici, punto esclamativo. Subito, prego. Vi ringrazio per aver stare ascoltando, questo mi fa piacere. Allora, ecco, totale peso sismico. Allora, vedete qua, se è andata a vedere uguale questa cella, dice, vai al foglio calcolo peso sismico. Ok? E in particolar modo all'1,99 e mi porto, cioè ti pigli i dati da quella parte lì e te li porti qua. Un altro, è difficile fare una cosa di questo, ma non è difficile. Quindi calcolo il peso del sismico numero 3, del piano numero 3, del piano numero 2, del piano 2 e calcolo la tensione media, cioè su quel setto che tensione posso avere al massimo per fare in modo che lo stesso non si scassi. Fatto questo, vado a determinare l'azione sismica. Ci sono tre cose da scendere, l'azione sismica. Quale zona è? 1, 2, 3. Se è la zona 1, la con G è pari a 0,35G. Se è la zona 2, è 0,25G. Se è la zona 3, è 0,15G. A seconda com'è? 350 cm quadrati a secondo, eccetera, eccetera. E quindi l'accelerazione. A non G. 0,95 per 1, quel famoso coefficiente 1, coefficiente di struttura, all'epoca era insomma per 2,5 diviso 36, è un attimo, che è la norma. Calcolo praticamente le forze sismiche con questa formula che è data dalla forza orizzontale che parla dalla lampada dello spettro, che noi facciamo dello spettro, è una cosa molto semplice da fare, perché do anche qui l'input l'indirizzo. Poi dedicare il fondo di costruire in automatico sugli spettri dalla posizione superiore del 15 per V diviso G massa sismica doppia V diviso G massa sismica non più peso sismico che è funzione di questa G la faccio vedere ancora di più lo c'è vedete qua ci sta una G per il flash ecco so. Ci sta una G qua vedete quindi questo peso sismico rapportato alla G che diventa massa sismica è chiaro perché voi vedete una massa che oscilla in funzione della forza ad avere un attimino come serve a gestire la massa per poterla cercare di tenere in equilibrio nel giusto modo dovuto nel piano e anche il sistema di spaziale che è lungo l'asse Z ok? Ingegnere, prego. Il programma di calcolo è di nuovo produce anche gli spettri in questo senso delle sì. E li produce a tutti quanti in modo molto diciamo con delle colorazioni diverse sì, a sì. Seconda delle deformazioni che siano alla base sì. Ed è molto esaustivo e come no?
un bel programma, quindi può andare bene normalmente per questa cosa. Normalmente gli aggiornamenti che lei ci sta argomentando in questo momento. Voglio dare l'indirizzo. Sì, no, la cargia degli aggiornamenti circa questa legge, sì, circa sì, tutte le direttive che poi produrrà nei programmi chi è che ha, sì. Quindi possiamo andare tranquilli anche con sì, no, sotto questo aspetto. Ma è ovvio, io sono un sacco di programmi di qua che è bellissimo, visto a un gruppo di ingegneri della Federica II. No, è bellissimo. Il calcolo delle baricentre di rigidezza è una serie di calcolenti che una volta calcolati come gli inerzi che voi sapete calcolare, perché avete una sezione affacciata con un asseneo, sapete fare come gli inerzi, se no fa parte dell'aggiornamento che non andrò a fare. Abbiamo questa sezione, calcoliamo il momento di inerzia, abbiamo questa stessa sezione, calcoliamo il bacino del massimo delle rigidezze, calcoliamo le rigidezze, quindi un ingrafo, dopo, facendo questi prodotti, facendo queste cose, va a calcolare le eccentricità, cioè di quando si discosta la bacino delle rigidezze rispetto alla massa, in modo da sapere il momento quanto vale. E il gioco è fatto perché ti vai a ripartire le forze sismiche, e ti va a calcolare lo spostamento che non deve andare oltre un certo limite. E quindi tu, così facendo, hai imparato, hai capito come funziona un cinematisma modellato, che è la verifica sismica, accoppiato a un dinamismo, e quindi vai a calcolare praticamente gli spostamenti che incidono sulla struttura e per dire questa struttura regge fino a questo punto, oppure dobbiamo cambiare rotta e sei in grado di poter parlare con il proprietario e dire alla committenza le cose strane in questi tempi, con la giusta e doverosa maniera. Bene. Ecco. Un minuto di riflessione su questo. Allora, gli stati limiti ultimi, in effetti, noi prima ci spingevamo fino a questo punto. Questo è un altro concetto che mi ha chiesto tu. Questo è il concetto. Di assi e pederta. Allora, prima io come facevo con i prediggeri del massimo ammissibile? Progettavo al massimo diagramma di Hook convenzionalizzato con la bilatera, quindi non ne vanno più di bilatera, cioè che era là. Vi ricordate? Per applicare questo valore lo moltiplico per 0,9 H max, che sarebbe questo valore qua, questi H max, no? 0,9 H max, prendo questo valore qua. Questo è 0,9 F max. H dice forza orizzontale, Quindi vado a rivolgere su questa bilatera qua. Quindi alle tensioni ammissibili, io prima progettavo fino a portarmi a questo punto con quella M di riduzione, in modo che mi riservo sempre questa parte qua, tale che è la riserva energetica, tale in modo che il fabbricato stia ancora nella linea elastica, cioè nell'elasticità del campo elastico. Oggi invece si è visto, allora, secondo voi siamo arrivati al mare. C'è una bella quercia, c'è un albero esile, tira vento forte, chi resiste di più? Lei si spezza prima. L'esile resiste di più. Si spezza prima quella grande. Perché? Perché è molto più veloce. Bravo. Quindi su questo concetto si basa un po' tutta la filosofia di vista, che una storia che è inventata, ma non lo è. Perché dici io se mi portato qua. Però chi mi garantisce errori del carpentiere?
che questo odore non va del tipo di matto, del tipo di cemento, per gli asi di vaccino. Non tengo ferro, tengo il ferro a barra liscia. Quindi una serie di situazioni che moltiplicate le donne hanno un errore forte, che ti possono spingere oltre il livello. Quindi la struttura non garantisce. Allora, giustamente, hanno detto loro, noi proviamo a fare una cosa, cioè io mi progetto la struttura per portare in giro. Allora, progetto la struttura fino a portarmi in questo punto qua, ok? Dopo di che sta qua, non avete una virata di livello qua. Ok? Qualche altro dice, ma perché mi spingi qua? Tu ti puoi spingere anche ancora più basso. Questo perché, ragazzi, il problema è che funziona come voi volete progettare, la struttura vostra, che questo giochino qua, sotto si costruisce. Quindi è chiaro che voi dovete fare un discorso dinamico di modellazione che si fatta con l'inanico di computer per dire se sto su un dirupo allora mi conviene di osservare queste condizioni geotecniche, devo osservare questi tipi di accelerazione, ma se sto su una parte pianeggiante è più vantaggioso, quindi probabilmente potrei portarmi su una curva più grossa. Quindi io posso spostarmi anche su, la faccio lavorare per una F piccola, ok? Quindi in pratica, e quindi la convenzionalità è questa. Quindi che cosa succede? Che se io lavoro su questa struttura, per queste forze qua, quando la struttura va fuori pista, va nella sua fase plastica, perché deve sciupare, la fase plastica è come se tu... avete visto mai una trave in legno? Appena toccata, si spegne, diventa fragilissima. Invece un giorno provate a fare, idealmente con la mano, si schioda, si riduce sezione, si schioda, si riduce in fili, ma non si rompe il chiodo, giusto per darvi l'informazione della plasticità, che è capace di deformarsi in fili. Quindi di attutire tutta l'energia, che c'è comunque l'energia plastica. Quindi in pratica, se io lavoro con le forze massime, mi sposto, posso arrivare al massimo qua. Quindi la struttura, quando è arrivata qua, praticamente, pum, è morte della struttura, cade la struttura. Non ci sta altro. Allora, io posso lavorare anche con una struttura qui, che quando praticamente... io arrivo qui, mi è sforato, vado nel campo plastico, quando questa qua è reagito qua, io ho ancora questa riserva qua, che continua a reagire alla struttura, cioè la struttura fa ta-ta-ta-ta-ta, parlo del cemento armato, no? Perché si tende a schiodare, dove sta il collega, a schiodare i nodi, cioè i nodi li fanno diventare snodi. Ecco perché la capacità dei design, cioè la capacità, diciamo, la gerarchia delle resistenze, no? In modo tale che questi devono schiodare, ma alla fine del percorso, quando cessa il vento dell'unico, rimane deformato, rimane schiodato, rimane praticamente inclinato, ma la vita è salva, questo è l'intento. Ma immagina, la scossa la cosa qua la peggiore, perché è una guarda plastica. Ti sei salvato, devi uscire e devi ringraziare a te. Tu pensi che in un fabbricato ci stanno 50, 60, 100 persone, un fabbricato ha fatto un veicolo chirurgo, persone che progettano. È fondamentale questo, quindi batti cuore se ci pensi, tu ti sei salvato, ecco perché, ecco loro mettono in gioco questa plasticità. Allora dici, senti, ma io posso salvare loro, mi abbassa ancora di più. Sto in France, le condizioni piane, diventa la situazione al contorno che sono infinite, ma adesso mi metto a enucleare tutte qua. È chiaro che quando questo qua reagisce ancora, questo qua per queste condizioni, questo c'è ancora quest'altra parte ancora che reagisce, che insomma da questo deltino in più che ti mantiene in piedi. Quindi, come la forza F è pari alla massa per accelerazione, qua bisogna fare attenzione a un'altra cosa. Attenzione in particolar modo all'analisi dei carichi che si va a fare.
perché la massa è legata alla massa dei carichi. Se io dico che ho progettato per una massa di carichi abbondante, sono sparato numeri, siamo solo a 23, 80, 45 anni, o sovraccarico 22,50, giusto per fare la battutina, per dire un po', raccontarla con se stesso, ma tra amici parlano le stesse situazioni, stai facendo l'errore più grave della vita. Perché a secondo come tu progetti la massa, a quanto è qua, a F diviso M. Se tu virtualmente hai progettato una massa grande, ma in realtà non è, mi state capendo questo dicendo? Se tu virtualmente hai abbondato con la massa dei carichi, per dire la massa dei carichi è una cosa importantissima, non si è mai dire la cosa sbagliata, e cioè per questo è una lezione apposta questa cosa, perché la committenza è obbligata a darvi tutto, la committenza è obbligata a darvi un attimino anche la persona che deve fornire il materiale con tante certificazioni, sennò per lui si diventa responsabile. Allora che succede? Io eventualmente faccio il mio progetto, però ho abbondato con la massa, ma in realtà non è così, ho messo ipoteticamente 100, ma in realtà stiamo a 50. Che succede secondo voi? Guardate che succede, che virtualmente questo palazzo è in crisi, perché la massa che lui si troverà a controbattere è la metà rispetto a quella che io ho progettato, quindi l'area di ferro, quindi la sezione delle armature, quindi la sezione dei nomi, quindi in questo caso la sezione delle travature, eccetera. Quindi le accelerazioni sono enormi e lui non è in grado di... E i tagli diventano vanno alle stelle, insomma, perché l'accelerazione della velocità, la velocità del lo spostamento, e quindi i tagli. Le presse, per quanto possono essere calcolate il doppio di quello che effettivamente ci sono, le armature non sono ugualmente proporzionalmente, no, perché le armature alle masse dimensionate. Ascolta, ti ringrazio per la domanda. Le armature vanno legate a tutto un processo tra la combinazione, il sviluppo di combinazione che è tra quella frequente, rara e quasi permanente. Fermati, non solo, ma quell'area che ti viene giù, quelle aree che ci avettare, non puoi scegliere, perché tu hai calcolato il dominio del momento dello sferzo normale, il cui dominio per quella massa rappresenta quel punto di lavoro. Quindi, questo ve lo faccio vedere dopo. Quindi che succede? Che tu hai delle, è normale anche l'area di ferro, puoi mettere metto ferro giù, ma vai tranquillo, non si avrà dire come fare una cosa di questa, perché quella struttura, lo sto parlando del cemento armato, deve essere in grado di fare, di oscillare, cioè deve oscillare, immagazzinare energia, quindi il nodo si deve plasticizzare, si deve schiodare, però non è da cena. Quindi tu palazzo alla fine si deve rimboccare, se fermati, se invece hai messo ferro in più per quella accelerazione, quella ferro in più ti può bloccare quella plasticità, e quindi ti blocca quel gioco della gerarchia delle resistenze che in pratica non si va a snodare nel giusto, nella giusta maniera. Sono d'accordo con voi, avete visto il discorso che l'osservazione che facevo, quindi chiedevo a voi. Sì, no, ma è giusto. Era che se una massa è calcolata in funzione di uno sforzo normale, quindi di un'eventuale forza o carico che viene in qualche modo calcolata. La massa è calcolata la massa di carico che tu fai, basta. La massa se è legata a questa massa che noi di due parliamo, quindi la quantità della materia che sta in cima al mondo con effetto a questa forza affacciata che è il sisma. Poi ti faccio vedere dopo, la cosa che ho fatto io ti faccio vedere dopo. No, la massa è legata solo e solamente alla massa dei carichi. Quindi la massa dei carichi resta quanto più attendibile possibile. Perché se tu esageri, ma in realtà non la fai, nella realtà, allora hai una massa virtualmente bassa, quindi accelerazione forte. Quindi ho proprio detto che spero. Il timbrico lo alzo. Se invece l'hai progettato per masse piccole ma abbondanti, le accelerazioni praticamente sono piccole, e quindi le strutture vanno riguardate. Ecco perché tu vuoi lavorare in queste condizioni con forze piccole, ma devi fare attenzione a questi parametri.
Questa è l'ottimizzazione che si fa con un programma apposito, che ti porta poi proprio a calcolare le cose nella giusta maniera. Ma giusto bene, la filosofia delle cose, come si ci muove nel campo di stare in medicina. Questa osservazione anche con un altro motivo, perché in caso di strutture murarie anche armate, dove ci vuole una rastremazione in base al dimensionamento dello spessore della muratura più superiore rispetto a quella più inferiore, ovviamente siamo obbligati a partire da un tot per poi rastremarci fino a un minimo. Sì. Quindi la massa la dobbiamo per forza in qualche modo. Faccio un esempio, partiamo da una muratura da 45, dobbiamo arrivare a 20, comunque dobbiamo partire da 45 sotto. Sì, quindi là abbiamo delle masse che comunque siamo obbligati a mettere. Sì, non mi sbaglio. Sì. La verità più giovane è anche un altro fatto, che tu praticamente la parete, che sei abituato a vedere, diciamo, finestra, vano vuoto qua, vano, adesso non si vede più così, cioè tutto viene in allineamento, perché la norma te lo chiede, e poi questo allineamento ti porta a fare di questa parete una struttura, diciamo, se fosse una struttura laterale, proprio veramente un piano laterale, di cui la parte orizzontale sono le travi che sono, diciamo così, che legano la parte dove c'è il vuoto, ci sono delle cerniere, e tutto questo giochetto, questa qua vibra, deve essere in grado di dissipare l'energia. Con un meccanismo diverso, ma arriva alla stessa cosa. Però sapete meglio di me, mi insegnate, per carità. No, solo è la normativa, naturalmente, per gli spessori delle murature è molto restrittiva, cioè significa che se uno fa quattro impalcati, comunque deve partire da uno spessore, e quindi là, sulla massa, non ci possiamo giocare troppe carte. No, io parlo, quando parlo di massa, al di là della muratura, del sovraccarico che tu ci metti. Però sopra. Voglio dire, incide in qualche modo. Sì, come no? Incide come? Dice là, dicevo, facevo questa osservazione, perché là non possiamo giocarci. Sì, le carte, come là siamo obbligati a mettere quella massa. Sì, però parti da quella massa che tu c'hai in gioco per equilibrare le altre masse come masse di gara, per poi fare un tutt'uno, che si fa anche con un semplice programma questa cosa, e ottenere proprio queste cose. Magari sui solai ci si può giocare, perché i solai alleggeriti, come no, però sempre vi dico scelti, nel senso che devono essere rigidi nel loro piano, sempre questo è un contesto che bisogna avere, rispetto al contatto. E quindi questo qua, diciamo, come progettiamo questa cosa che dobbiamo dire qua. E qua già ve l'ho detto, attenzione come si parla della massa sismica e quindi come si prepara la massa di carico, perché A uguale a F di M, sempre la massa di carico è sovrastimato. E in realtà se costruisce una massa più piccola avremo A molto grande sul fabbricato con tensione pericolosa, quello che vi ho detto. Beh, questa è tutta la normativa un po' diciamo, sugli stati di ultimi, che parte dalla, diciamo così, partendo dal 2011-87, fa tutto l'excursus, arriva praticamente all'Euro 12-6, l'Euro 12-8, e per arrivare all'NTC08, cioè lì è un 14 gennaio 2008. Questa, le costruzioni, le regole generali quali sono, i materiali, cioè per dire in attimino che ove mai vediamo l'approfondimento di questa materia, tutto questo materiale sarà oggetto di lezioni apposite dalle quali praticamente possiamo tirar fuori tutto ciò che vengono. Sempre se voi siete interessati, ma se uno non è interessato, la cosa rimane qui, l'informazione, e ci siamo conosciuti, mi ha fatto piacere un attimino stare insieme a voi, datevi un attimino quella che ho fatto in questi giorni per preparare questa cosa, ma giusto che potenzialmente siamo in grado di fare questa cosa. Le rete di sicurezza sono quelle famose pressioni del piano e al di fuori del piano. Praticamente se noi abbiamo un massimo uranio, se abbiamo un massimo uranio, questo è un massimo uranio, le verifiche sono uno, questa qua, per la pressione nel piano, perché conduce nel piano, però possiamo avere anche al di fuori del piano, cioè praticamente sta così. Quindi sono le due verifiche che la norma richiede e che ho fatto anche degli esempi degli esercizi per cercare di darmi un rendere a voi.
e il taglio, la pressione, la pressopressione sul piano, e veniamo alla circolazione 117-2009, che va a correlare qua in parte quella là che è stata fatta da ministro Matteoni nel febbraio 2009, va a correlare quella che in effetti è il DN nel 2008. Poi ci sono delle definizioni, tutte queste grandi definizioni: stato di limite di eredità, stato di limite del danno, stato di limite di salvaguardia della vita, stato di limite di prevenzione del collasso. Quindi quello là, lo stato di limite di operatività, non è altro che è lo stato di limite che a seguito del terremoto, la costruzione del suo complesso, includendo sempre gli elementi strutturali, diciamo, quelli non strutturali, le apparecchiature levanti, la sua funzione, non devono subire danni, tanto. Questo è lo stato di limite di operatività, e l'interruzione d'uso significativa. Invece quello là sta diventando, a seguito del terremoto, la costruzione del suo complesso, il livello di a quello strutturale è proprio rilevante alla sua funzione sufficientale, tale da mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità, l'efficienza e la rigidezza dei confronti di azioni verticali. Poi ha stato guardia della vita e di collasso, guarda se che significa già che cosa sia. Poi sono alcune definizioni di periodo di ritorno dell'azione sismica, che sono riportate qua. È il periodo di riferimento, poi la norma parla sempre delle azioni di sismiche riferito al periodo Viconer, diciamo dello stato limite, quindi a cui è associato un periodo di ritorno che è il periodo di ritorno del terremoto. Quindi si parla di mito nominale, vicende ultimo, e insomma sono tutte un po' di normative che si raccolgono dalla norma. Io ho cercato di situare in queste slide, che mo sarebbero le stanti. Chiaramente l'unica cosa che volevo dire è che bisogna fare attenzione a periodi di vibrazione, perché abbiamo i fabbricati alti e i fabbricati bassi. Quando ci abbiamo a che fare con fabbricato alto, quindi il modo di vibrare e il relativo periodo dipende semplicemente dalla forma della costruzione, che appunto che dal materiale impiegato che ha realizzato la stessa costruzione. Quindi i fabbricati alti sono snelli e flessibili, e quindi si caratterizzano di oscillazioni ampie e di lungo del periodo. Il periodo è proprio il tempo intercorso fra un punto e un altro delle unità. Quindi invece i fabbricati bassi oscillano direttamente con il terreno, sono di breve periodo. Quindi in pratica abbiamo a che fare con gli spettri di questa portata qui, e dove i fabbricati alti stanno al di qua dello spettro, quindi hanno una frequenza più bassa, mentre invece i fabbricati bassi hanno un periodo più basso, hanno una frequenza più alta, perché la frequenza è uguale a 1 diviso t. Se il periodo t è grande, la frequenza scende, se il periodo t è piccolo, la frequenza sale. E quindi qui lavorano i fabbricati bassi in genere, e qui lavorano i fabbricati alti. Bene. L'azione sismica sul fabbricato, e questa in effetti è data dalla massa per l'accelerazione di gravità, quindi tutto il peso del fabbricato è diretto verso il basso per quel concetto che abbiamo espresso prima, ok? Però quando arriva l'accelerazione, questo fabbricato va soggetto a questa e a questa forza, quindi per cui il terreno trasmette uno spostamento, trasmette uno spostamento, quindi ha questa energia alla sovrastruttura sovrastante, alla struttura sovrastante, quindi cedendo forze che determinano un'accelerazione dello stesso fabbricato. E quindi in queste condizioni che cosa succede? Che tutto sommato, per quel fatto che vi dicevo prima della calce, del tipo di malta, eccetera eccetera, una muratura che va soggetta a questa forza, perché vedete, va soggetta U e W. Questa qua fa incidere su quell'elegante famoso del tipo di malta. Se la malta è da buttare via, e l'avete visto tra i due elementi tu facci, o portanti quale in pietra, è pericoloso, sì, molto pericoloso. Quindi ricorda la resistenza a trazione precedentemente spiegata. Quindi attenzione a che malta si usa. Ecco qua. Spettro di progetto, e qua. Tutti gli spettri,
ecco qua l'accelerogramma, anche di queste formule, ecco qua, questi sono tutti gli spettri, come si chiama lo spettro, ecco qua. Questi sono gli spettri che in genere si determinano nel diagramma e per cui può vi danno che lo spettro normale sarebbe questo, quello che voi vedete. Cioè una serie di tutti questi spettri che loro hanno cartografato, automaticamente mi determinerà questo spettro qua. A questo punto l'Italia è divisa con tutte queste zone, e alla fine si arriva a questo programma che potete scaricare tranquillamente da Google oppure fare da http://www.cslp.it. Lo potete scaricare, è un ottimo programma dal quale, cioè dal gioco vocale dove voi vi trovate, calcolate ed è esempio, si do un monticcio, 44 gradi latitudine, ma arriva bla bla bla, e automaticamente lui dà un attimino tutte alla strategia della progettazione. Ecco qua, dà la procedura di calcolo e vi dà tutto ciò che inerisce la progettazione. Il sito è http://www.cslp.it. Da cui potete scaricare questa routine e un foglio Excel molto comoda. Qui poi ci stanno praticamente le testi di calcestruzzo, del ferro e conglomerato cementizio con la nuova normativa, dove si vanno a fare con questi calcoli qua che io ho fatto a mano qua. Ok? Qua c'è stato stato limite ultimo e veniamo un po' al dunque, tutta questa normativa fatta da là. Un esempio numerico della verifica semplificata, che l'ho fatto qui a mano, CSL. Ecco qua, come si fa la verifica semplificata, fatta anche le cariche, piano terra, andiamo a verificare che la sigma massima non va al suo valore consentito. Poi le verifiche sono ammissibili, e poi vediamo che cosa è più significativo. La cosa, ecco qua, noi qui abbiamo un balcone, ecco qua, abbiamo un balcone, dobbiamo calcolare il peso della struttura, il peso della struttura sovrastante, diciamo così, il peso di lungo durata e di breve durata. Come si fa? Si fa con queste azioni combinazione di carichi 1,4 per G1 più G2 più 1,5 si piglia sta foto, si piazza qui dentro e si fanno girare un attimino questi numeretti qui dentro qua, tenuto conto delle tabelle. Quindi si va a calcolare le forze in gioco e da questo si vanno a calcolare, diciamo, il calcolo dell'armatura e del momento resistente, si vanno a calcolare l'area di ferro di convergenza. Dopodiché di questa cosa si va a determinare anche le armature da inserire nella soletta che sono pari al momento diciamo di sollecitazione ultima, diviso 0,9 FY/D, sarebbe FYK diviso 1,15, sarebbe quella 4,30, quella famosa RCK del tempo, diviso 1,15, e tiriamo fuori l'altezza e l'area di ferro, tutto a mano veramente. E di questo vi fornisco anche un foglio di calcolo che è qua scaricato da internet, che io lo rendo abbastanza buono. Questo qua, dove qua viene recitato punto punto, in funzione normativa, come si fa il concetto sia del parapetto e sia della soletta. E tale flessione, poi ho fatto anche il calcolo del taglio, va bene. Io vedo un lettrino però. Quale? Il peso proprio, 1,4 era con TM2,5, era con... poi è scappato il numeretto. Poi bisogna fare attenzione a una cosa, sempre nel campo del, diciamo così, della struttura, del momento strutturale, quale in questo caso lo sbalzo, quando abbiamo a che fare con degli spazi molto forti, noi dobbiamo stare attenti a
questa zona qui. Perché? Poi in caso abbiamo un guadagno di un certo valore, stiamo agendo in centro storico, io ho speso una parte di denaro e dato un pagamento, e chiaramente se l'armatura non viene fatta nei modi e le forme dovute, non si va a calcolare i modi e le forme, qui compare una lesione lungo tutto il fabbricato o tutto la sorte. Quindi lungo questa zona qui compare una lesione, allora bisogna fare attenzione che lo sbalzo con i travetti montati a piedotra con un alleggerimento di vignate, quando lo voglio realizzare, questo lo devo leggere con le vignate, però devo fare una sboratura, come nel caso di specie, e fare in modo di creare questa molla e portarmi fino a 1, 2, 3, al terzo travetto all'interno. L'altra molla, fino al secondo, e l'altra molla decresce fino a qua, in modo che io copro tutti i momenti che stanno in questa zona qua. E posso evitare la rottura del pavimento in questione e potete evitare una bella denuncia. Sono chiamata anche davanti al giudice, pagare quella e quella, perché giustamente non è un modo di progettare. Poi ho fatto il calcolo della soletta con la soletta davanti a scala, con il modello sottostante, in caso in caso c'è pure il carrello cerniera, e di questa che io ho fatto una serie di carichi. Il pianerottolo, ecco qua secondo le ultime normative, l'area interna superiore, l'area interiore, calcolo i momenti con quel programmino che vi ho fatto vedere, e armo la soletta, però i ferri devo stare attento come li vado a montare, non li posso montare così, no questo, se questo, perché questo ferro qua deve arrivare fino a qua, questo deve chiudere in modo che qua si fa una molla, e quando scende giù, per effetto del carico, e sta in zona sismica, quattro persone tra due scalini qua, questo vibra violentamente, a questo punto deve essere una molla che chiude, deve tenere, altrimenti è pericoloso che può cadere. E c'è necessità convenzionali, un solaio, muratura, risega, pressione del vento, allora che devo fare? Vado a fare una verifica in sezione alla mezzeria e azione dei carichi. Faccio il calcolo passo passo a mano, tutto a mano, e lo posso buttare giù anche nel computer senza nessun problema. Dopodiché tiro fuori il terzo medio, per fare in modo che non ci siano eccentricità costituite, e la verifica della sezione al piede, la verifica in mezzeria, e chiaramente poi la verifica della sigla. Con tutto questo veniamo a capo di un solaio, però stavolta il solaio non è più gettato in opera, ve lo propongo come solaio praticamente fatto con i travetti precompressi, quindi per cui tutte quelle combinazioni che vedevamo là, no? Si risolvono con una formula pratica che è 1 e 4, G, più e 5, al quadrato diviso 10. E per cui basta calcolare queste onde, vedete qua, questi momenti, con il calcolo che io ho fatto con il mio programma. Tirare, in funzione della sigarica che mi sono detto, tirare fuori questo valore di picco, e poi tirare giù l'area di ferro con queste formulette qua. Momento resistente, fascia piena, serie piena, ecco qua, e con questo è il travetto precompresso, ecco qua la G da PQ, ho fatto proprio il calcolo qua, istante per istante ho fatto proprio il calcolo, vedete, calcolo della sollecitazione, questo è a mano, ok? Utilizzando le tabelle che si hanno a disposizione, diciamo così, dai manuali, ecco qua, e armiamo praticamente l'uomo. Che abbiamo tre appoggi, andiamo ad armare con dei ferri supplementari i travetti precompressi. In qualche modo queste zone qua sarebbe questa la punta, e in queste zone qua mi appoggio la parte superiore e la parte sopra. E chiaramente per fare attenzione che il travetto entra qui dentro, l'armatura al momento negativo va qua sopra, e il ferro inferiore, e in più praticamente quando superiamo
una luce solare superiore ai 4,5-4,70, mettiamo degli eventi di ripartizione. Che servono per eventi di ripartizione? È come se avessi un pianoforte. Se mettete una bacchettina all'interno di questi ipotetici, cioè ogni volta che dare una botta su un tastino, questa botta attraverso questo traghetto di ripartizione si ripartisce a tutti i traghetti, in modo che questa ripartizione consente una consona ripartizione caratteristica dell'oscillazione e quindi tutto può funzionare meglio. Poi qua è niente, è giusto per dirvi che ho fatto pure una serie, non ci stanno geometri laureati, telaio 2D e telaio spaziale 3D e analisi modale, che potete trovare sul sito sempre da Google, fate Aurelio Versi, che è il mio professore di collaboro, verrà fuori sito di Aurelio Versi, cliccateci, Aurelio Versi, da Google, Aurelio Versi, che è il professore con cui ho collaborato, uscirà il sito del professor Aurelio Versi, cliccate sul sito del professor Aurelio Versi e andate alla parte relativa al software. Sì. Andate la parte relativa al software e troverete tutti questi miei programmi. Da quello scaricate tutta questa cosa e lì oltre che potete fare la struttura per i giorni laureati. Però se volete usare un libro, trovate anche un sviluppo fatto a mano, che naturalmente faccio pure vedere di studere in bellezza, ringraziarvi, troverete questo qua, che è un algoritmo, quindi non abbiamo finito. Ecco qua. Questo è un teraetto semplice che secondo me potete fare pure voi. Abbiamo finito. Questa è una cosa che potete fare pure voi tranquillamente, perché io parto sempre che tale metodologia di calcolo fatto a mano sarà mia natura, sarà il mio modo d'essere, insomma, ma penso che sia serio fare arrangiarsi in questo modo. Perché intendo evidenziare a chi legge il grande senso di responsabilità che sta alla base del calcolo, specialmente se pensiamo che molto spesso non ci accorgiamo che gli strumenti informatici permettono di eseguire un numero enorme di calcoli in tempi brevissimi e tutto quello che esce dagli stessi viene preso spesso acriticamente come la soluzione del problema senza conoscere adeguatamente i fini del software utilizzato. Vado contro me stesso, ma proprio io pratico queste strade, so che ci sta dietro questa storia. Mi ho fatto prima l'esempio dell'addizione che veniva fuori dalla moltiplicazione. A volte si dicono di software, sembra quasi giocare. Sì, è vero. Preciso inoltre che chi ha fatto enormi sacrifici dedicandosi almeno una volta ad un calcolo manuale, inerente ad un telaio sottoposto a forze orizzontali, ne ha acquisito la possibile distribuzione delle sollecitazioni che conseguentemente si ottengono su vari conti strutturali. Conosce bene ciò che sta alla base del calcolo riguardante sia la modellazione che la concreta realtà attorno, quella che oggi vuole GMCD. Infine, dalla mia personale esperienza acquisita nel campo dell'analisi e sviluppo software, i problemi che ci vado sempre a capo, vedo sempre di più colleghi giovani che cresciuti nel tempo di questa nuova tecnologia informatica avanzata, sfruttano le risorse che si offrono sul mercato, incorrendo nell'errore in premessa descritto con la conseguenza di operare con incosciente superficialità. Quando solo viene a casa, infatti, lo Stato non ha avuto una forma di certificazione dei software utili, quindi è tutto rimane al grande senso di responsabilità di tutto questo. E qui sviluppo un diretto semplice, tutto a mano, dalla quale basta mettersi in contatto la pazienza, questo è il pilastro, questa è questa è la rigidezza, un sacco di cose da imparare, da capire. Mm-hmm. Ecco, e tiriamo fuori alla fine questa cosa. Questo lo troviamo sempre sul sito che ci ha appena indicato.
no, questo qua poi lo lascio all'ordine. Questo lettino ci viene dato da altri altri. Questa poi la lascio all'ordine se siete interessati. Poi sì, sì. Qua viene fatto passo passo, una cosa eccezionale che ho dato un sacco di gente, un sacco di ragazzi giovani, laureati. Hanno fatto anche qualche tesi su questa. Allora vi faccio vedere alla fine, vediamo come arrivarci. Ecco qua, tiriamo fuori sui pilastri, guardate, e sulle travi i momenti che insistono. Da questo momento, c'era una vacca max ad avventura ferra. Sapete da dove esce? Non solo, però mi sono permesso anche di fare, e questo è stato uscire sul sito, stava realizzando il professore, un ultimo mio lavoro, che riguarda l'applicazione di un calcolo numerico applicativo ad un pianeta spaziale. Questa cosa mi hanno detto un po' da pazzo, però l'ho fatta. E ci metto in cognizione, sono io, ho fatto le lente delle colleghe che mi hanno aiutato, perché era andato un po' in diretta, alla Luca, Aurelio e Software, e tutti i programmi che ho fatto io, questa cosa qua. E qua, parto un telaio spaziale, questo è molto interessante, un lavoro eccezionale questo, sto apprezzato in molti modi. Questo impara passo passo, il terremoto dove va applicato, come si arriva a quel terremoto, e i momenti di inerzia, le rigidezze, vari centri di massa, vari centri di rigidezza, dove stanno posizionati sul fabbricato, il palazzo a destra, a sinistra con l'uscita, capo della rigidezza. Abbiamo finito, scusami se ti ricordo, ringrazio, grazie assai. L'indice della rigidezza dei ritti, perché poi qua anche in gioco, tu sul telaio, questo telaio praticamente devi girare questo nodo che gira così, però si muove anche così, e così, è variabile molto molto, tutto fatto a mano, cioè, e uno se vuole impazzire un attimo. Segue questo lavoro che ho fatto tranquillamente a mano, con tanta dedizione, con tanto amore, in nome proprio di dare, di regalare agli altri il frutto del proprio lavoro, soltanto le risorse che ognuno deve mettere a disposizione per gli altri, per fare crescere anche questo nostro sud. E quindi praticamente questi sono i dati di partenza, tutto a mano, non deve sbagliare, tutto a mano, basta leggere questi numeretti, diciamo questi tutta cose. Vedete questo numero che travata da un punto all'altro e alla fine vi dà il risultato che calcola anche il grado di rigidezza con queste formulacce qua, vedete, è enorme, sotto 100 pagine comunque, è una cosa da pazzi, non so, un po' da pazzi, questo l'ha facendo anche esame, è una cosa molto bella per i giovani laureati, diciamo come voi, sarebbe molto interessante. È una cosa molto bella, simpatica, e arrivate a capire come funziona spazialmente un terremoto applicato nel futuro. E vi dico di più, che è un ultimo lavoro che ho fatto, e ce ne andiamo, perché sennò altrimenti, era una simulare, con il metodo Holzhauer, un grande professore tedesco, questo è pubblicato sul sito, lo potete scaricare, volete lasciare qua, una lavagnetta, uno più due, so, si fa due, fa tre, per dire... È un mondo troppo grosso per me, guardiamo dal basso verso l'alto, non siamo, dobbiamo essere buffoni. Contando i computer che sono scatole nere, perché ci danno gli input ma non sappiamo che cosa esce, e quindi io, non rinunciando a quel formalismo matematico a cui l'ingegnere è abituato, commento passo passo un palazzo con delle masse, faccio la struttura matriciale, questo è più per geometri laureati, e non in gioco una 13, ma dice le massa, dice l'incidenza, faccio tutto l'algoritmo predico sempre passo passo, bastano 100 anni delle tesi, e applico il metodo solver, calco una serie di parametri, si dice in termini di autovettori e autovelori, faccio tutto un discorso e alla fine tiro fuori. Se questo è il terremoto che agisce, la struttura, avete parlato, sentite parlare la simulare, come si deforma il palazzo? Io riesco a calcolarlo, faccio un esempio anche semplice, numerico. E tiro fuori, sempre a mano, in modo che uno guarda e dice, ok, questa è la forma che dice la scienza, l'attimo, l'ingegnere ha fatto bene, e la imparo pure io. Calcolo la frequenza che si sviluppa durante il terremoto, eccola, e automaticamente, eccola qua, faccio un'applicazione matematica,
tiro fuori da dolore, la pulsazione e il periodo, cioè come oscilla la struttura, quella che interessa sulla struttura, che è importante, capito? Non solo la prima botta, la fondamentale, no? Ma dovete capire anche altri periodi supplementari che si fanno delle particolari vecchie che io ho fatto. Quindi. Allora, la prima botta il palazzo si deforma con questo lo spostamento, la seconda botta invece incomincia a fare così. E si io l'ho calcolato a mano, in modo che uno applica la scienza con coscienza sapendo che cosa sta facendo. Tutto questo è chiaro che viene fuori anche da un lavoro del genere, costato tantissimo pure, sulla scorta di questa filmata che faccio vedere del mio professore, che è tantissimo nella sesmica, nel quale dice quali sono gli effetti, ve lo lascio anche questo, le zone costali e terremoti, da come si ha origine, che cosa è lo scoprimento della deformazione con l'accumulo di energia e poi viene sprigionato. Tenete presente che noi, io sono anche responsabile del Centro Sondatorio Sismico di Vesco Sanità e elaboro bande dati, quindi qui a me, fatto vedere prima il collega, arrivano numerosi messaggi, un mese, due, tre, che siamo in forte magnitudine, tutta la zona qui anche in calore. Calore significa che sta scorrendo energia, fortunatamente, grazie a Dio, sta scorrendo energia che sta sfogando questa energia, e se non si stanno avendo momenti notturni come in questo caso, o di giusto scorrimento. E quindi, vedete, questa cosa, vedete, guardate che bianco, se uno non fa le cose, vedete, che paura, guardate, guardate, giusto per farvi avere coscienza di cosa significa progettare il campo sismico, liberazione del terreno, guardate, poi quando voi scherzate, ma fa fattura, magari il pagamento tranquillo, vai, così, andiamo in giro con l'amico, porta la fattura, però che hai fatto di quel palazzo? Studiamo, tranquillamente, hai fatto le cose con una certa serietà, e dentro stanno gente, stanno morendo, figura. Attenzione a quello che si fa, questo è il messaggio che sto dando, e penso che con questo ho finito. Vi ringrazio per queste mani, spina, la città, rimando anche questo presso l'ordine e anche le altre cose che vi ho fatto vedere, mandare di voi come mai voi decidete per approfondire un calcolo di verifica sismica o un calcolo degli elementi strutturali, la sua stesura per le cose del giro civile. Io sono qua già pronto per cominciare la lezione di aggiornamento di 10 anni e passerebbe la notizia al Presidente e io sono per di fare questa cosa insieme a voi. Con questo ho finito, ragazzi. Grazie.